Qualcuno potrebbe scambiare una verdesca per lo squalo, esteticamente sono uguali e viene un po' di FIFA. Guardate che è successo dalle parti di Milazzo, abbiamo 30 secondi molto eloquenti. Eccoli. Poi a un certo punto non vede una pinna inequivocabile e a quel punto, come dire, prende il fugone oltre che il terrore. Per fortuna che si trattava solo di una verdesca. Cosa sta succedendo nelle nostre acque? Buongiorno, ci colleghiamo con Fabio Nasisi, gestore del Lido, testimone oculare di quanto accaduto. Ma è una delle prime volte che accade una cosa del genere oppure in passato ci sono stati dei precedenti? Ma in passato qualche avvistamento c'è stato, solo che adesso si sono avvicinati più a riva, quindi diciamo è andato più all'attenzione dei social. Certo. Marco Milazzo, professore ordinario ecologia marina e conservazione dell'Università di Palermo. Allora, ha visto quel filmato, due domande. Primo, la reazione del bagnante, cosa si deve o cosa non si deve fare? E poi, come mai le verdesche, e se arrivano le verdesche possono arrivare anche gli squali? Allora, sì, intanto buongiorno a tutti. Io personalmente non avrei saputo fare di meglio. Il signor Fabio è stato perfetto nel comportamento. In questi casi bisogna cercare di mantenere un contatto visivo con l'animale, nuotare lentamente evitando di sbattere mani e piedi sulla superficie dell'acqua e allontanarsi velocemente. E riconosco perfettamente questo comportamento. Poi c'è da dire che la specie è uno squalo a tutti gli effetti, può raggiungere i 3 metri di lunghezza e non ha, è comunque innocuo, non è pericoloso per l'uomo, semmai il contrario, l'uomo è pericoloso per questa specie e per tanti altri squali. Torniamo a Milazzo, Carmelo Isgrò. Carmelo, lei è un uomo di mare, quindi per lei è facile, ma quando stai in acqua e vedi una pinna, come fai a capire se è uno squalo o una verdesca? Beh, non è facile stabilirlo in acqua. Il comportamento da tenere è sempre lo stesso. L'importante, appunto, come dice il professore, è rimanere calmi e evitare di essere scambiati per una delle prede, invece, degli squali. Gli umani non rientrano nel menù degli squali, quindi da questo punto di vista non dovremmo avere paura, ecco. Milazzo, cosa dicono i numeri circa gli avvistamenti nel Mediterraneo? I numeri dicono che gli squali sono, il classico esempio, gli squali sono molto meno pericolosi delle zanzare. Ogni anno le zanzare, attraverso le punture, le malattie che possono trasmettere, fanno 500.000 di morti, in media ci sono una 50 di casi letali registrati annualmente, nessuno di questi in Mediterraneo ormai da più di 35 anni. Torniamo nella spiaggia incantata di Oliveri. Fabio, cosa state facendo per tenere la calma? Anche perché, cioè, voglio dire, è un caso tra i tanti e per fortuna si è concluso felicemente. Sì, noi di nostro stiamo cercando di spiegare a tutti che sono assolutamente innocui, che ci sono sempre stati e non sono assolutamente un pericolo, che magari anzi vederli qua vicino alla spiaggia significa che il mare è particolarmente pulito e comunque è un buon segno, che la loro presenza deve essere vista come una cosa buona. Mamma mia, che acqua pulita e trasparente, beati voi, grazie amici e buona giornata. E buon fatturato in questo caso. Ecco.